Ed eccoci tornati su Splatoon 3 col DLC La Torre dell'Ordine. Scorso episodio abbiamo visto una marea di roba, abbiamo capito cosa sta succedendo. Siamo in un mondo virtuale, è stato creato da Nori, è stata salvata da noi perché è stata corrotta dall'Ordine. Un programma fuori controllo che vuole decolorare tutto. Ecco il motivo per cui è tutto bianco, come al solito Ordine, perché lo Splatfest finale del 2 l'ha vinto il Caos. Quindi Nori ce l'ha spiegato nel suo diario che abbiamo aperto da qua. E ci servono delle chiavi, eccetera, eccetera, eccetera. E noi faremo tutto, perché come al solito, se non faccio il 100% questo gioco, mi sento male. Come sempre, Splatoon 3. Bello. Domanda del giorno, o meglio, domanda dell'episodio. Ragazzi, proprio domanda così al volo. Nori o Alga? Quale preferite? E soprattutto, Alga quale, in caso? Quella drone? O quella normale? Comunque è bellissimo il fatto che sia un drone, eccetera. Allora, vediamo come funziona. Io in questo video proverò a fare tutta la torre, comunque a raggiungere il massimo. Anche l'ingresso sembra diverso. Ci sono molte più cose ora. Vale la pena esercitarsi un po' prima di cominciare la scalata. Prima Nori ha detto qualcosa sulle tavolette, no? Tipo che non puoi cambiarle mentre sei nella torre. Meglio assicurarsi di avere la tavoletta giusta prima di entrare in ascensore. Puoi controllare con più. Tranquillo che... Sì, è proprio lei. Finalmente un'arma che mi piace. Prima usavo soltanto le duals, adesso... Mamma mia, ma che cecchinato ho tirato! Eh sì, questa mi piace. Tra l'altro abbiamo anche una buona special. Oh, ci sei ancora tu? Ciao. Non si è ancora ripresa. Ma siamo in un mondo digitale. Sentite, la strada non è facile, ma insieme possiamo farcela. Non dobbiamo arrenderci. Apriamo le danze. Non preoccupatevi per me, resterò con voi fino alla fine. Ma tanto stai in ascensore. La tavoletta è completamente vuota? Sì, perché tutte le schede color raccolte sono state convertite in perle. E senza schede, addio potenziamenti. Quindi la scheda si resetta ogni volta. Hai anche meno vite di prima, Otto. Quindi attenzione, se perdi tutte le vite ti cacceranno dalla torre e dovrai ricominciare da capo. Ok. È difficile come roba. Io inizierei da questo. Iniziamo da quello principale perché abbiamo poca vita, poco tutto. Quindi è super rigiocabile, ma volendo ce lo possiamo fare anche in live. Sono 10 i piani, sì? Laggato. Eh? Cosa? Salve. Distruggi i portali. Ah, finalmente non mi parla più addosso, Perla. Salve, si può? È qua la festa? Vabbè, questo è facile, come ovviamente viene annunciato dal livello. E fino a qua, tutto bene. Oh, bello così, bello, bello, bello. Adesso, il mio dubbio è, ci sono adesso i collezionabili? Lo scopriamo. No, però ci sono le special. Ok, sì, effettivamente funzionano come nelle mischie normali. Dai. Se il boss segreto non è difficile, io mi arrabbio. Piano del terreno ascendente. Vabbè, sti nomi esagerati. Adesso vediamo. Superato piano 1, piano del terreno ascendente. Però non mi dice se ci sono cose segrete da prendere. Collezione, vediamo. No, non ci sono solo le schede colore. Quindi probabilmente non c'è roba segreta da ottenere. Ok, andiamo. Quindi man mano che ottengo tutte le schede colore, mi potenzio e automaticamente man mano che salgo divento più forte. Piano arioso, vediamo. Corta la torretta elica. Vabbè, questo l'abbiamo già fatto prima. Aspetta, facciamo così. Questo è il serbatoio, giusto? Ma il serbatoio lo lascerei lì. La musica mi fa venire un'ansia che non avete idea. Vai, Elika. Ti carico io. Ma che giro stai facendo? Un po' di serietà? Ok, checkpoint 1 raggiunto. Meno male che colora anche lei se la spingo. Ok, checkpoint 1 superato. Buono.
Ah, questo c'era scritto che era un livello normale. Tra l'altro ho solo una vita, l'ho visto ora. Non ci sono altri try. Pazzesco. Pensavo di averne due, non avevo visto. Vabbè. Non troppo complesso. Devo capire quanti piani ci sono, però. Però ne avevo visti tipo 30? Ordine ogni volta. Ok, questi due li abbiamo ottenuti. Aspetta, ma cambiano ogni volta. O sto vedendo male? E cambia ogni volta, assurdo. Andrei di velocità plus. Sì, sì, andiamo di velocità plus. Vediamo un attimo. Ok, piano 3. Pensavo di poter... Qui devo scegliere bene, perché sennò mi frego. Quindi ogni scheda colore è completamente diversa dall'altra. Bello. Ok. Oh, questo è interessante, eh. Questo è bello. Guarda un po'. Non si capisce nulla. Non so se l'ho tirata bene, se l'ho tirata male, non so nulla. So solo che la palla è qua e qui c'è il checkpoint finale. Vai. Ok. Fatto? Good job. Sì, effettivamente questo livello era molto facile. Penso che questa cosa si presti molto bene a essere fatta in live. Sì, sì, penso che qualcosa si possa fare. Normale, normale, difficile. Aumenta la probabilità che i nemici lasciano cadere cartucce d'inchiostro. Una cartuccia riempie metà del tuo serbatoio. 4% è tanto. Si può fare. Tanto ci sono quelli motorizzati. Ok. Lì mi danno delle perle. O è tipo un checkpoint dove posso scendere e poi tornare. Sconfiggi i nemici sfuggenti. Vabbè, avevamo già visto che non era proprio complicatissimo. Ok, no, è difficile di nuovo. Ah, perché qua ci sono anche questi di nemici. Ah, capisco. Ah, non ho più la bomba curling, è vero. Questo cambia tutto. Questo cambia veramente ogni cosa. Io la batteria del controller però l'avevo caricata. È impossibile si scarichi così in fretta. Questo è difficile davvero. Perché ci sono un botto di nemici. E tra l'altro questi qua lanciano di tutto. Ma tra l'altro è una mia impressione o sono più veloci? Sembrerebbero. Tra l'altro mi vedono sempre. Scordatevelo. Ah, ne manca uno, dice il gioco. Dove vai ora? Praticamente fanno come i cecchini. Scappano e ti lanciano le bombe. Difficile, ma non troppo. Ok, questo è buono. Questo è molto buono come ricompensa. Riempi l'indicatore speciale quando ti muovi. Questa è sbroccata. Non riesco a capire però cosa faccia. Il livello, dico, i nemici. Non ho visto l'icona ma non ho capito. Ok, c'è anche questa perla, tra l'altro. Piano festival esplosivo. C'è questa... Ci sono le perle. Distruggi i portali. Vabbè. Sì, ho capito perché è difficile. Ok. Ok, buono. E uno è andato. Anzi, li porto qua. Ok, buono. Aiuto, sono in trappola.
Madonna, ma quanti sono? Ma che cos'è diventato? Che bella che la special si carica comandando. Troppo bello. Ok, buono. Ok, ok, ok. Si può scappare, si può scappare. Bello il disco. E basta. Ci si fa, si fa, si fa, si fa. Si fa ora. Bam. Mua. Attualmente forse il livello più difficile. Dopo il boss ovviamente che abbiamo fatto. Questo era complicato. Questo era... Ah, mi ha dato le perle comunque. Abbiamo ottenuto delle perle. La torre è fatta. Per esempio, se uscite dalla torre dopo aver superato, cominciate la salvezione di un cimento. No, Rilir. Ah. E arriviamo in generale sempre un distributore automatico nel quale poter spendere i Norilir. C'è un'idea per sgancarsi le gambe, anche se non ce le ho. Vale la pena cercare di avere sempre almeno al 5, se possibile. Ma non fermiamoci qui. Ogni volta può essere quella buona per raggiungere l'ordine e farlo a pezzetti. Sei d'accordo con me, Otto? Assolutamente sì, ma... Allora, siamo al 5. Come li spendo? Come li posso spendere, scusatemi? Ho capito male io? No, non lo so. Manda prima di quegli attacchi in corsa. Ok. Aumenta la cadenza di fuoco. Questa è buona. Sì, la cadenza di fuoco ci serve. Cioè, praticamente tu fai degli assedi. Ogni volta ti ricarichi. È una sorta di... roguelike, dai. Questi li odio comunque, i rimbalzini là. Ok, si può fare. Ok, buono. È vero che non può cadere. Dai, dai. Dai, 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 che ci sei, ci sei. Buona, bella. Mua, bravi noi. Continuo a non vedere collezionabili. Quindi suppongo che essendo un roguelike non ci siano a sto punto. Normale e difficile. Danno da intralcio. Cioè, mentre non infrutto i nemici quando sono ranitati dal tuo inchiostro o dalla tua nebbia tossica. Un altro di quelli dove devo... aumenta le dimensioni dei colpi inferti con l'arma principale, permettendo di colpire il nemico più facilmente. No, questo. Voglio inchiostrare di più. Devo inchiostrare di più e fare più danno. È fattibile, è fattibile. Si può fare, si può fare. Piano a piramide, facile. Ok. Devo portarle entrambe là? Ok. Non sarà difficile, suppongo. Ok, è stata attirata magneticamente. E l'altra devo tirarla di lì. Dov'è l'altra? È qua. Vabbè, per questa uso la special. E tanti saluti! Ok, dovrebbe essere arrivata. Ottimo lavoro. Però man mano che diventi sempre più bravo... hackeri il sistema e quindi la run successiva è molto più semplice, molto più semplice, molto più semplice. L'inchiostro si ricarica quando ti muovi. È poco però 0,5. Anche perché, nel senso, nuoto e faccio prima. Aumenta il raggio di danno atterrato incastrato con le esplosioni. Aumenta il danno inflitto dalle esplosioni. Questa è buona perché io sto usando per esempio un'arma che le esplosioni le fa. Con la special. Cavolo, cavolo, in live questo deve essere uno spasso da fare. Una figata. Al piano 10 c'è una chiave. Scorta la palla. Ok, si può fare. Meno male che la palla fa danno. Ok, qua non c'è più nessuno. Guardali come giocano. Ahahahah.
Questi sono letali perché mi ricordano la Salmon Run. Quando iniziano ad arrivare i salmonoidi tutti insieme, fastidiosi come pochi. Ah, devo scortarla. Sì, ma dove? Tipo, cos'è sta roba? Cos'è sta elica? Aspetta, mi fa salire? Sì. No! Può cadere! Ma mi hanno mentito! Mi hanno detto, non può mai cadere dai bordi. E cavolo se cade! Cioè, ho capito! Ma è la canzone di compleanno? Madò, che fastidiosi! Bello però che droppano robe. Opla, pezzo di disco! Che siano questi collezionabili? No, aspetta. Ecco da dove arrivano. Aspetta, vai, vai, scende, scende, scende! Trage! Guardali, sì, sono una sorta di salmonoidi, dai. Sono costruiti su quella logica. Piano 8. Piano rullo compressore. Mazza. Ok. Fai una cosa. Prendiamoci qualcosa al distributore automatico per fare una pausa. Qui non vendono bibite, ma per qualche nori li puoi recuperare vite o comprare delle schede colore. A volte potrai addirittura scambiare la tua arma secondaria o speciale con una nuova. Inoltre l'angolo dei distributori automatici conta come un piano vero e proprio, quindi è un rischio in meno che prendi nella tua scalata nella torre. Diamo un'occhiata, sì, andiamo. Ma non mi ha fatto scendere. Ah, ok, perfetto. Ok, andiamo al distributore automatico prima del boss. Adesso non so se mi fa aggiungere vite in cambio di nori lir. Che bello che un piano così, cioè automatico, troppo comodo, troppo comodo. Vediamo cosa vende. Cadenza arma principale. Cambia l'arma secondaria in bomba gassosa. No, non mi piace. Cambia la tua arma speciale in gran botto. Preferisco il gran botto o la cadenza? Sai che forse il gran botto? Compro, compro. Shoppo, shoppo. Sì, prossimo piano, decimo. Se c'è di nuovo Nori, strano. Occhio, sul prossimo piano c'è un nemico molto diverso dai precedenti. Meglio stare in guardia. Se questa torre non è cambiata rispetto alla mia idea originale, ci dovrebbe essere un boss al piano 10. Le cose si fanno serie? Stai in guardia, 8, e non fare pazzia. Ricompensa 500 Norilir, Norilir più una chiave. Ok. Suppongo che andando avanti comunque mi sblocchi armi sempre più sbroccate. Piano, armonia, trattino basso, crescente. Ok. Bellissimo! Col taglio di capelli diverso. Canone parallelo. Ma poi la musica! Cosa devo fare? Sconfiggerli? Penso proprio di sì. Ma quanti sono? Vediamo quanta vita hanno. Ma sono tipo delle fotocopie mie? Non ho ben capito. Boh. E gli altri dove stanno? Ok, stanno arrivando. Sì, sono tipo dei bug nel sistema, dei virus. Sì, vabbè, mi ha fatto la special. Dov'è? Chi è? Umiliato. Sì, il gran botto comunque OP. Broccato come pochi. No, no. Tiè, ti faccio un regalo. Ah, questo è il rullo. Dopo aver finito il gioco base, questo rullo tutto sommato è anche semplice. Non so se il gioco sia accessibile anche normalmente. Hola! Sì, ho fatto proprio bene a mettere il gran botto. Sì, regalino.
Vabbè, gli altri? Ah, è finito? Ah. Ah, ho capito. Pensavo arrivassero altre ondate. Boh, GG, dai. Gran botto, top. Special preferita, punto. 500. Siamo ancora tutti vivi? Che cos'era quel coso? Sicuramente era il piuttosto di tutti gli ossimolli che abbiamo visto finora. Che cosa avete preso alla fine? La chiavetta di un armadietto? Interessante, se ho capito bene, otterrete una chiave ogni volta che supererete per la prima volta determinati piani con ogni tavoletta. Allora, se superiamo di nuovo il piano 10 con un'altra tavoletta, otteniamo un'altra chiave. Esatto. Detto questo, credo che potremo ancora ottenere qualche chiave con questa tavoletta. Già, continuando così, prima o poi troveremo altre chiavi. Quindi sono obbligato a fare la torre tante volte con la stessa... con diverse tavolette. Terremo qualche extra al prossimo piano? Ah, avete trovato un piano bonus. Sono piani che offrono la saturazione schede colore o una sfida bonus. La saturazione schede colore riempie con schede colore tutti gli slot vuoti della tua tavoletta, ma solo su quel piano. Le schede colore verranno scelte casualmente. L'unica cosa che avranno in comune è la tonalità. La sfida bonus invece aggiunge un obiettivo extra a quello principale del piano. Non dovete completarlo per forza, ma se lo fate ottenete un gruzzoletto extra di Norilir. Non vedo controindicazioni, che ne pensi? Allora, ci devo pensare. Allora, questo è quello... Ah, ma sono tutte e due bonus? Credo. No, questo è bonus. No, questo non mi interessa. Sono dignitoso, stupido, però vado al distributore. Sembra la scelta più intelligente, perché se è uguale a quello di prima, mi fa ottenere altra roba interessante. Usa il distributore, va bene. Cambia la tua arma speciale in Kraken reale. No. Aumenta la velocità quando si informa Octoling. No, secondo me è questo. Secondo me questo... Questo è un fire. Mi fa aumentare... Mi aumenta la possibilità di droppare dai nemici. 7% è tantissimo. È quasi... Quasi 1 su 10. E nemici a volte ce n'è una flotta. I colpi della tromba principale respingono i nemici. Aumenta... Ah, questi li avevo già visti prima, no? Aumenta la cadenza. Però il fatto che... Aspetta. Non funziona con i nemici molto pesanti. No, allora andrei questo, che aumenta la cadenza di 20%. Bene, bene, bene. Mi piace questo assedio, mi piace, mi diverte. Mi sento stimolato. Ora ho capito perché era tutto digitale, comunque. Ora, nel senso, appena Nori me l'ha detto, in realtà. Batteria scarica. Se si scarica adesso, sono fregato. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove andate? Ah, possiamo scappare da qua! Simpatici. Aspetta, me ne vado. Ah, aiuto! Addio! Addio non tanto, eh. Ok. Fuggito. Ma dove sono? Dov'è il nemico? Vabbè, aspetta, iniziamo ad affrontare questi, va. Non ho armatura. Non ho armatura. Aspetta. Ok, ho di nuovo l'armatura. Buono. Un pezzo di disco che non fa mai schifo. Inchiostro recuperato, che è esattamente quello che ci serve. Questi sono molesti. Ma dove sono tutti? Ma tra l'altro tu cosa sei? Eccolo! Ah! L'ho fatto tuffare dentro il gran botto. E adesso dove si va? Cosa mi dà? Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 4, 36.
40 piani, perché 4 sono boss e non mi danno nulla, mi pare. Capisco. Secondo me questo è top. Principale perforante. Questa è top, la voglio fare. Questa è forte, forte di brutto. Ma forte che va fatto. Oh, comunque, prima andata, 13 piani, soft, non ci si può lamentare. Ah, il trucco a quanto pare è colorare, in modo tale da non farli scappare. Credo. Ops. Un po' forte quella bomba. Un po' sbroccati. Condoglianze agli amici che sono stati distrutti. I colpi da trono respingono i nemici. Vabbè, rifacciamo questo, dai. Che questa respinta forse è sexy per quello che ci serve. Inizio già a vedere il boss del piano 20. Scorta le palle. Ok, va bene. Questo dovrebbe essere semplice. No, vabbè, ma un altro paio di nemici? No. Questo... qua ci muoio. Qua ci muoio di brutto. A parte che c'è un cecchino, ma che cacchio! Chi è? È finita la palla? Ah, ci stanno giocando. Ho capito. Ma tutte e due o solo una? Ah no, è già arrivata. Me l'ha spinta in automatico lui. Ho capito. Vai. Ok, dovrebbe essere arrivata. Ok, perfetto. E il 14 è fatto. Sono curioso di vedere poi quando avrò l'hacking del sistema fatto, in dove riesco a spingermi. Riduce la dispersione dell'arma principale, spretare i nemici e far recuperare inchiostro. Questo è forte. Questo è molto sbroccato e tra l'altro devo far salire l'elica, mi pare. Sì, ok, allora, uff, lì in alto c'è già il boss, eh. 15, perfetto. No, bonus, non usare l'arma secondaria. Fattibile. Checkpoint 1 raggiunto. Perfetto. Era esattamente quello che mi serviva. Ok. Era esattamente quello che volevo. Haha. Devo salire, vero? Sì, e devo anche sbrigarmi probabilmente. Ok, buono. Ha detto arma speciale, quindi le bombe, non... Ok. Non il gran botto, giusto? Il gran botto potevo usarlo. Non saprei. Ho fatto bene? Bonus, sì, ho preso il bonus. Se non sbaglio siamo già oltre la metà. Questa torre fa sempre più paura. Come va, Otto? Riposati un po' prima di affrontare il prossimo piano. Mi dispiace tanto di averti coinvolto in questo pasticcio. Se solo l'ordine non fosse riuscito a entrare nella mia mente. Ma non è colpa tua, Nori. Però dentro di me sognavo davvero un mondo perfetto e pieno di pace, dove tutto fosse immutabile. Ordine è riuscito a sfruttare questa mia debolezza. Molte persone hanno paura del cambiamento. Persino io a volte. Davvero, Act? Il cambiamento a me non fa alcuna paura, ma so che... qualunque cosa desiderassi, non era sicuramente questo. Non è niente di cui scusarti. Quindi non fare quella faccia triste. Io e Otto fermeremo ordine. Tu goditi lo spettacolo. No, non guarderò e basta. Vi darò una mano. Meno male. Il prossimo piano ha qualcosa di strano? Sì, è un piano pericolo. E come dice il nome, piani del genere non promettono niente di buono. Perlomeno sappiamo dove non andare. Il problema è che se li evitate, i piani pericolo si moltiplicheranno fino a quando non dovrete affrontarne uno per forza.
Ok, va bene. In effetti, se si rivela troppo difficile, potete sempre spendere qualche nori lì e tornare all'ascensore. Decidi tu. Ok. Aumenta la velocità quando trasformi in mollusco e ti immergi. Sì, non mi sembra di avere altre scelte troppo più sgrave. Pericolo. Vediamo cosa, in cosa consiste. Probabilmente ci saranno nemici più forti. Comunque hanno detto che siamo a metà. Ciò significa che è 30 piani, non di più. Distruggi i portali senza drone. Ops. Beh, tecnicamente ho comunque la special. Che non è cosa da poco. Oh. Ok. Il gran botto mi dà veramente una grossa, grossissima mano. Ma c'è una festa qua. No, devo. Devo per forza eliminarli qua e adesso. Buono. Mezzo disco, godo. Un altro mezzo disco. Ok, con calma si scende. E anche questo è fatto. Attiviamo questo per la fuga. Vai. Sì, il gran botto è la chiave. Mua. Questo imprevisto barra pericolo? Non così tanto. 190. Ci puppiamo questo e abbiamo fatto. Ah, adesso non mi dice niente, posso continuare. Permette ad Algadrone di usare il tintofono. Con due o più di queste schede colore si riducono i punti necessari all'uso. Questo è figo. Permette di incassare più terreno con i colpi dell'arma principale. Permette ad Alga di usare le bombe splash. Voglio la bomba splash o voglio il tintofono? No, prima il tintofono. Meglio una volta ma forte che poche volte ma mediocri. Che magari ci salva anche la vita. Arrivato al piano 20, poi ce ne mancheranno 10 e avremo finito la run. Se ci arrivo! Se ci arrivo! Ah, è vero che puoi scappare anche da lì. Vabbè, nel senso, non un grosso problema. E qua abbiamo recuperato un po' di inchiostro. Aspetta, facciamo così. Via. E questi li abbiamo tolti. Ok. Un po' eccessivo, un po' troppo potente, mi sembra. Ok, uno eliminato. Ce la si fa? Sì, perché è finito nel mio inchiostro. Mi ha fregato. Eh no, ora lo frego io. Ok, perfetto. E anche il 17 è andato. Piano incrociato. Danno principale, lontano. Aumenta il danno inflitto dai colpi dell'arma principale a obiettivi lontani. Aumenta la velocità di ricarica dell'indicatore dell'arma speciale quando inchiostri il terreno. Aumenta il danno inflitto ai nemici quando sono entrati dal tuo inchiostro o dalla tua nebbia tossica. Questa è tanta roba. Sono tutti difficilissimi però questi. Tra l'altro qua c'è il bonus, ma penso che il bonus lo ignorerò bellamente. Perché secondo cos'è, mi frega. Oh, ci siamo quasi, eh. Ci siamo quasi. Ok, come si fa a tornare? Non usare l'arma speciale? Non credo proprio. Ma spawna solo quelli grossi.
No, mi conviene colorare. La strategia è col gran botto. Ok, attiriamoli. Consumo troppo inchiostro comunque. Bello. Un po' sprecata. Ah, li ho fregati. Scordatelo. Ok, nemici qua. Ma li frego e atterro qua. No. E mo? Greve, sono morto! Vedi, mi sono auto fregato. Bello però. 8880. Vabbè, ci sta, istruttiva comunque come roba. Punti perle 89, è pochissimo. Fatto così schifo. Ok, un po' schifo, ho fatto moderatamente schifo allora. Mi riporta fuori, mi sbatte proprio. Vediamo qua cosa mi dà. Skip. Skip totale. Gli sportelli pulsanti sembrano indicare gli elementi che contengono tavolette. Stai ancora rivelando segni di tavoletta, per cui continuiamo a usare le nuove e a recuperare le chiavi. Vabbè, se non ne ho altre. Vediamo qua. Parla. Indovina, ho appena completato una funzione che ti permette di riprovare un assalto dal piano in cui si era interrotto. Puoi scegliere un assalto da cui ricominciare con Y. Ti fa risparmiare un bel po' di tempo. Ok. Dov'è? Reset piano. Oppure è una cosa che mi dà lei. Distributore. Assicura che al piano 15 c'è sempre un distributore automatico. Questa è tanta roba. I nemici sui piani normali fino al 10, sui piani facili fino al 20 sono più deboli. Ok, mi dice il nemico. Cavolo, però questi sono tanti. Cioè, allora, aspetta. È tanta roba. È tanta roba questa. Ma credo di voler aumentare le vite. Cioè, una è troppo poco, veramente. Non riesco con una. Due va già meglio. Riduce il danno che subisci. Questa è buona lo stesso. Recupero armatura. E anche questa è tanta roba. Questo è bello che ti permette di ottenere schede doppie. Non è male, eh. Vediamo un attimo se mi fa davvero ricominciare dal piano. Cioè, ha detto che ho inventato una funzione. Se devo sbloccarla io, magari non l'ho letta. Non penso proprio che voglio usare altre tavolette. Non sto facendo altri piani. Voglio solo scoprire se mi fa salire. Siccome nell'ultimo assalto abbiamo superato il piano 5, questa volta otteniamo 500 Norilir. Distributore automatico. Ok. Comunque, questo ci dà un bel vantaggio. Facciamo del nostro meglio. Allora, voglio vedere se mi fa... no, questo è sempre il piano 1. Pausa. Abbandona. Sì, abbandona. Mi fa tornare dal piano 1. Sì, senza un roguelike. Sì, sì, perfetto. Mi dà 5 perle. È farmabile. No, sta cosa è farmabile. Sta cosa è farmabile. Mi dà 5 perle, ma stai scherzando? Questo si presta benissimo. In live, lo dico all'infinito, lo dirò all'infinito. Allora, parliamo con lei. Vite massime. No, riduce il danno che subisci. Allora, fattori casuali non mi interessa. Alga drone non mi interessa. Nemici, boss spawn, nemici indeboliti. Il distributore al piano 15 mi intriga. Perché effettivamente il piano 15 è un... A parte che è un piano in mano che devo fare. Però andrei prima su me stesso. Recupero armatura. Acera. Perfetto. Sono un sacco di secondi in meno comunque. Scherziamo.
Anche ridurre il danno che subisco. Non proprio male. E l'abbiamo ridotto un botto. Vite massime, non lo tocco, recupero armatura. Ma forse per adesso lo lascerei così. Voglio vedere tra l'altro se ho sbloccato qualcosa. I semi generati da questi nemici diventano missili a inseguimento. Questi sono i missili, vabbè. Schede colore. Ah, qua mi fa vedere. Ah, ok. 33 senza aver fatto assolutamente nulla. Quindi queste sono tutte quelle sbloccabili. Capisco. Diario? Forse. Forse bisogna finire la torre 8 volte, 10 volte. Boh. Sapete già cosa andrò a fare adesso. Un'altra vita. E siamo a 3. Ah, ce ne ho 20. In realtà qualcosa da 20 c'è di sicuro. Tipo questo. Rotazione. No, solo quello. Soltanto alga. Però io preferirei maxarmi questo. Tipo aumentarmi le vite. Le vite massime. Secondo me è la chiave per vincere. Perché in realtà, tipo anche prima, sono andato KO per un mio errore. Comunque sono caduto invece di stare su. Devo giocarmela più safe. Bello, mi piace. Continuiamo l'assedio nel prossimo episodio.